Ciao a tutti ragazzi, sono Alo. Ed oggi volevo fare un primo sguardo su Cloudy Sky and Prism e Solar Car, un manga edito dalla Planet al costo di 4,50 € ormai da un bel po' di giorni. Allora, questo è il primo volume, uno di due, e il secondo uscirà a breve, penso alla fine di questo mese, non so dirvi quando precisamente. Comunque, adesso parliamo un po' dell'edizione. Ecco, allora, la copertina sono le solite della Planet, molto, molto fragili, molto pieghevoli, ma non è di certo una novità che la Planet faccia le copertine così. Poi però non abbiamo l'errore della doppia copertina e abbiamo anche una specie di presentazione dell'albo. Dopodiché passiamo all'interno e troviamo una prima immagine del volume. Dopodiché c'è la classica introduzione e anche il messaggio dell'autore. In seguito, sempre riguardo all'edizione, incontriamo una qualità della carta abbastanza buona, perché adesso si riesce a trovare una pagina abbastanza bianca. Ecco, come possiamo vedere, non si vede praticamente nulla. Certo, non è perfetta, ma comunque è abbastanza per non rovinare le tavole, quindi sicuramente da me è apprezzata. Una cosa di questa edizione è che abbiamo un formato molto largo, cioè non è tanto più alto, ma è quanto più largo rispetto a un volume standard. Non so perché, ma non lo so, semplicemente non lo so. Comunque a me piacciono un po' di più i formati normali, ma è una questione di gusti. Ok, ho parlato dell'edizione, adesso parliamo. Anzi, c'è un'altra cosa: abbiamo come al solito tutti i rumori lasciati in giapponese, ma ormai è diventata una tradizione, non serve che spieghi che a me non piacciono, ma non serve più dirlo. Però vabbè. Ah, ho parlato dell'edizione, adesso parliamo della storia, che parla appunto di questo ragazzo qua in copertina, Shota, che da piccolo ha subito un trauma perché ha perso i genitori in un incidente stradale e da quel momento odia tutte le automobili. E purtroppo, non essendo benestante, diciamo, per andare all'università prima deve guadagnare un bel po' di soldi lavorando dallo zio e anche facendo degli straordinari. E a un certo punto della sua vita, questo gruppo di ragazzi qua in copertina lo vengono a trovare perché vogliono realizzare insieme a lui una macchina d'energia solare per poi partecipare a una gara. Il fatto è che Shota, come abbiamo appena detto, non odia le macchine, e questo vale anche per quella energia solare. E insomma, principalmente direi che questo manga si basa soprattutto sui personaggi, ecco, perché comunque c'è una grande caratterizzazione del protagonista Shota e ovviamente anche di uno dei personaggi principali, che è questa ragazza qua, che ho appena dimenticato il nome, avevo fatto di tutto per ricordarlo. Junko, ecco, questa ragazza appunto qua, che non voglio svelarvi di più perché sennò dico troppo e a quelli che vogliono acquistarlo poi non avranno molta suspense. Comunque, come ho appena detto, è un manga incentrato sui personaggi, decisamente realistico. E la cosa che mi è piaciuta di più di questo manga è sicuramente il fatto che, nonostante sia del 2009, è comunque un manga attuale, perché parla appunto dell'energia di una macchina d'energia solare
E quindi questa qua. E quindi un argomento tuttora molto interessante. Prenderò ovviamente il volume 2 che appunto uscirà tra breve e quando uscirà farò la vera e propria recensione. Per ora questo numero 1 mi è piaciuto direi abbastanza. Quindi Claude Sky, Hand Prism and Solar Car per la Planet Manga e vi rimando al prossimo video e alo aloha.